Molto spesso vengono applicate due forze uguali e contrarie ad un corpo rigido, come è il caso di queste due forze uguali e contrarie su questo manubrio, su questa chiave o su questa asta. Due forze uguali e contrarie. Due forze uguali e contrarie si chiamano coppia di forze. Immaginiamo per semplicità che il fulcro si trovi in mezzo, a metà strada, per esempio in questo punto o in questo punto qua. Il fulcro sarebbe, sappiamo, il punto che non può muoversi, che è bloccato. Allora si può calcolare il momento torcente della prima forza e della seconda forza e si vede che entrambe queste forze cercano di far ruotare in senso antiorario, in questo disegno, il corpo rigido. Quindi i loro momenti torcenti si sommano perché imprimono rotazioni che vanno nello stesso senso, in senso antiorario per esempio. E si può dimostrare che la somma dei loro momenti torcenti vale il prodotto della forza, per esempio 10 newton, 10 newton, quindi bisogna moltiplicare 10 newton per la distanza fra le due rette parallele su cui agiscono le forze, per esempio 50 centimetri. Quindi, ad esempio, 10 newton per 50 centimetri, che si chiama braccio della coppia di forze, la distanza tra le due rette parallele. Questo, quindi è il momento torcente totale che fanno queste due forze, quindi la somma dei loro momenti torcenti, che si chiama momento della coppia di forze. Qui abbiamo appunto il calcolo del momento della coppia, che è la forza. Non bisogna sommare le forze, bisogna prenderne una sola. Se per esempio sono 10 newton e 10 newton, non bisogna prendere 20 newton, ma soltanto 10 newton per la distanza fra le due rette parallele, per esempio 50 centimetri. Attenzione che il braccio della coppia, abbiamo detto che è la distanza fra le rette parallele, e non è sempre coincidente con la distanza fra i punti di applicazione. Per esempio, in questa figura i due punti di applicazione sono questi, però il braccio della coppia non è questo segmento, ma è quest'altro, cioè la distanza fra le rette parallele, non la distanza fra i punti di applicazione. La distanza fra i punti di applicazione coincide con la distanza fra le due rette parallele soltanto se i due punti di applicazione sono disposti perpendicolarmente alle forze, o le forze sono disposte perpendicolarmente al segmento che unisce i punti di applicazione. In questa figura si capisce meglio, queste sono le due forze parallele, questi i loro punti di applicazione, ma il braccio non è questa linea tratteggiata, non è questo segmento, in quanto la distanza fra le due rette è questo segmento che è più corto, quindi è la distanza fra le due rette. Naturalmente il momento torcente viene rappresentato, come sappiamo, con un vettore che è sempre perpendicolare al piano di rotazione, diciamo così, quindi il piano che contiene le due forze, e il verso di questo momento torcente è ad uscire o ad entrare in base al tipo di rotazione. Siccome questa è una rotazione, queste due forze, questa coppia di forze, generano una rotazione antioraria, allora il momento torcente esce. Se la rotazione fosse stata oraria, il momento torcente entrava in questo piano.